Eccoci qua con il sindaco Varacchini, sindaco di Pontremoli, qui nel meraviglioso mercato di San Lorenzo, per dare vita ad un appuntamento che vedrà la città di Pontremoli protagonista della nostra trasmissione. Allora, intanto raccontiamo qualche cosa di Pontremoli. Pontremoli intanto è il comune più a settentrione della nostra regione toscana. Assolutamente sì, storicamente Pontremoli è stata parte anche di altre realtà geografiche. Pontremoli è una, diciamo che oggi è considerata la capitale culturale di quella che era Lunigiana storica, e quindi una realtà che appunto nel corso dei secoli è stata veramente caratterizzata da dinamiche non solo commerciali ma anche geografiche molto particolari, ed oggi Pontremoli in qualche modo risente, credo e spero sempre più positivamente, della grande tradizione che l'ha portata ad essere nell'Ottocento punto essenziale nello scambio commerciale fra nord e sud. Per quanto riguarda le curiosità, iniziamo subito a parlare, visto che questo è un programma di cucina gastronomico, tre piatti fondamentali. Tra i piatti fondamentali assolutamente in prima linea metterei il testarolo. Il testarolo è un piatto di una semplicità unica, di una quello che viene considerato proprio piatto. Grazie, povero, grazie. Piatto povero. Però di una bontà e di una, come posso dire, di un'essenzialità veramente unica. Viene considerato proprio nella sua forma base come acqua e farina, in qualche modo riportate alla vecchia, al vecchio stile delle cucine nere cotte nei testi. E poi, per esempio, gli amor. Altri piatti, sì, il nostro dolce tipico, l'amor. L'amor ha una sua caratteristica unica, è una ricetta assolutamente segreta, custodita gelosamente dai grandi pasticceri. Possiamo dire che c'è la crema almeno? C'è la crema assolutamente, c'è tanta crema, e questa è la bellezza degli amor, però la ricetta non si può dire. Ecco. E poi la torta d'erby, me lo lasci dire, perché la torta d'erby io credo è veramente una cosa meravigliosa. La torta d'erby però dovete venirla ad assaggiare a Pontremoli, perché altrimenti prende le connotazioni delle erbazioni vari e non c'è niente di peggio dei parenti che non sono poi parenti. Quindi la torta d'erby va assaggiata a Pontremoli, perché la sfoglia di Pontremoli fatta con acqua e farina col mattarello sottilissima, veramente trasparente, è unica nel suo genere, non ha condimento. Sindaco, io la ringrazio di tutte queste bellissime informazioni. Grazie. Allora diamo vita a questo appuntamento e andiamo a fare la conoscenza dei protagonisti, ma soprattutto del protagonista che ci accompagnerà in questo bellissimo percorso. Grazie, grazie sindaco. Ed eccoci qua al banco della Desi. Allora Desi, quanto viene per esempio questa meravigliosa farina di castagne a sacchetto? Questa viene 8 euro e mezzo chilo. E da dove arriva? Dal Casentino. Dal Casentino. È macerata a pietra, benissimo. Allora, perché la farina di castagne? Perché andiamo a presentare il nostro Rolando Paganini, chef e al contempo anche insegnante presso l'Istituto Alberghiero di Bagnone. Bagnone, esatto, in Lunigiana. Che cosa farai con questa meravigliosa farina di castagne? Noi faremo dei raviolone di castagne, di farina di castagne, con della ricotta e pecorino, poi miele. E una novità, un salamino al miele. Pensa un po'. Sopra, un coriandolo di salamino al miele. Ecco, sarei affiancato da uno dei tuoi allievi che sì, si chiama? Certo. Meltis. Bene, Meltis. Allora, detto questo, però vorrei presentarvi anche Marco Marucelli, che avrà il compito poi di assaggiare questo piatto. Che cosa ti evoca il territorio della Lunigiana? Ma mi evoca un po' l'ombelico del gusto, oserei dire, perché è proprio imperniato, incuneato tra tre regioni interessantissime, ma racchiude il meglio di tutte. Bene, fammi qualche riferimento a piatti, a tipicità che ti fanno ricordare la Lunigiana. Beh, allora, il testarolo è classico, l'agnello di Zeri, la castagna, la farina di castagna, che è un po' il pane dei poveri, ma qui è un prodotto ricchissimo. Bene. Lei dovrà fare un grande sforzo, dovrà trasformare con la sua sapienza la farina che arriva di castagne dal Casentino in quella del lunigianese. Sì, però siccome anche noi abbiamo la castagna, la farina di castagne, un prodotto tra l'altro DOP, l'anno scorso è stata un attimino una natta un po' di crisi, c'è stato per la castagna, quest'anno sono ritornate le castagne bellissime di una volta, e la farina sono sicuro che è dolce, profumata come la nostra. Vi abbiamo fatto venire voglia? Benissimo, adesso sapete cosa facciamo? Una bella pausa, magari una pausa caffè. A te Daniela. Per Pausa Caffè siamo con Benedetta Leoni, responsabile promozione ANT per le province di Prato e Pistoia, che ci parlerà di questo libro Alimentazione e Salute, perché la prevenzione comincia dalla tavola. Benedetta, come nasce questo libro?
Questo libro nasce perché Fondazione Ant si occupa dell'assistenza domiciliare gratuita ai sofferenti di tumore, ma si occupa anche di prevenzione, e la prevenzione parte anche dalla tavola, quindi da una corretta alimentazione. Per cui è stato pensato questo libro dal dottor Ruggeri proprio per informare ed educare all'alimentazione. In questo libro ci sono dei capitoli sui vari alimenti e poi ci sono anche delle ricette. Ci sono anche delle ricette toscane. Di queste ci parla il dottor Alessandro Zappalà, che è nutrizionista ed è anche consulente di ANT. Sì, sono state scelte due ricette tipiche appunto toscane, che sono il caciucco alla livornese e la ribollita, in quanto rappresentano meglio quello che è un coacervo di prodotti sia antitumorali, anticancro, pensiamo al cavolo nero oppure anche ai legumi, ma anche e soprattutto di omega 3, come per quanto riguarda i pesci della nostra zona, e quindi molto ricchi di omega 3. Quindi il famoso pesce povero, pesce dimenticato, che fa molto bene. Assolutamente sì, e dovremmo riscoprirlo sempre più e quasi esclusivamente rispetto alla grande distribuzione che ci propina altri tipi di qualità di pesci ittici. Quindi il pane non è un prodotto da demonizzare per coloro che soffrono di questa malattia? Il pane non va demonizzato se è di qualità eccellente, viene panificato in modo naturale, senza ricorrere magari a lieviti chimici o specialmente a delle farine non troppo raffinate, e che comunque conservano ancora dei principi nutritivi indispensabili per la giusta alimentazione. Fare panificare con degli scarti non è comunque ma per qualsiasi altro tipo di alimento non è mai positivo. Benedetta, dove troviamo questo libro? Questo libro si può ordinare presso la Fondazione ANT, quindi andando direttamente sul sito www.ant.it, o per quanto riguarda la delegazione di Firenze telefonare al numero 055 5210. Questo libro contiene sia la parte, diciamo, informativa di corretta alimentazione, ma anche poi tutte le ricette regionali riviste proprio sotto questa lettura. Io ve lo consiglio caldamente, perché appunto la prevenzione inizia dalla tavola e soprattutto, non cosa di secondaria importanza, il ricavato va devoluto all'ANT. E adesso ve lo serviamo su un piatto di marmo, magari di Carrara, grazie al presidente naturalmente di questa bellissima società che si chiama La Gualtiero Corsi e che si occupa di marmo da sempre. Da sempre, da oltre 100 anni. Ecco, dovete sapere che i romani, quando invasero l'Uni, trovarono queste statue, questo marmo meraviglioso, e si ingelosirono a tal punto che li distrussero in gran parte e altri li portarono nel Salento. Certo, certo. Questa è storia. È storia, è storia. Allora, questo marmo di Carrara è un marmo prestigioso. È un marmo prestigioso che da sempre facciamo delle opere grandiose, no, in tutto il mondo, tra cui ultimamente stiamo finendo la Mecca la moschea, una delle più grandi opere al mondo giù alla Mecca. Per gli arabi il marmo è oro, è platino. Oro. È oro, per loro è una pietra molto preziosa. E ricordiamo che questo marmo è il mitico marmo di Carrara. Ecco, Lapuano Versiliese, perché così Versiliese, ecco, sì, certo. È bene prendere, certo, tutto, a livello tutto, geografico, certo, tutta la zona, certo, tutta ecco, la tutto zona. Il comprensorio, termine esatto che bisogna, certo, utilizzare. Senta, ma questo è un piatto meraviglioso. Sì. Questo tipo di marmo ha un nome specifico? Si chiama Venedretta. Come? Venedretta. Venedretta. Sì, Venedretta. È proprio una zona locale, bene, no? Dove abbiamo trovato questa materia molto, molto sensibile a fare queste grandi opere in una cosa molto fine. E su questo piatto noi serviremo naturalmente il piatto che andremo a realizzare quest'oggi. Di linea alla nostra Benedetta. Una carne straordinaria, quella del vitellone bianco dell'Appennino centrale. Qui con me il dottor Abramo. Abramo, ci potresti dire quali sono le tre razze che contribuiscono alla produzione della carne? Le tre razze presenti all'interno della certificazione IGP vitellone bianco dell'Appennino centrale sono la Chianina, la Marchigiana e la Romagnola. Benissimo. Ci puoi spiegare che cos'è realmente questo marchio IGP?
IGP vuol dire indicazione geografica protetta e oggi è l'unica certificazione sulla carne bovina fresca italiana. È nata sotto volontà degli allevatori del centro Italia che hanno voluto valorizzare le razze tipiche all'interno dell'area tipica che è proprio l'Appennino centrale attraverso la creazione di questo marchio che è Vitellone Bianco e Appennino centrale che vediamo qui in grande. Eccoci qua nel ristorante di Giannino, esattamente nella sala da pranzo che abbiamo approntato a cucina, grazie naturalmente alla collaborazione di tutto il personale che io vorrei ringraziare pubblicamente. Allora, diamo vita a questo piatto, abbiamo acquistato stamattina alcuni elementi essenziali fondamentali come la farina di castagne, anche se è del Casentino, ma se si potesse utilizzare della Lunigiana non sarebbe male. Uguale. Insieme a chi? A Rolando Paganini, che ricordiamolo è prima chef, quindi anche insegnante presso l'Istituto Alberghiero di Bagnone, intitolato a Pacinotti, insieme a Meltis, vero? Che sta già, come vedete, tirando la pasta. Allora, iniziamo subito a precisare qual è il titolo di questo piatto. Il piatto è un raviolone di farina di castagne, ricotta, miele di acacia, salamino di acacia e pecorino. Quindi un piatto veramente dolce dalle cazzi baffi. Speriamo. No, sicura, ma come speriamo? Dobbiamo essere assolutamente convinti. Mi piace molto perché ci sono tutti gli ingredienti tipici del nostro posto. Il miele DOP, il salamino col miele nostro DOP, la farina di castagna che in questo caso è toscana lo stesso, ma comunque abbiamo anche noi della Lunigiana, il pecorino che è comunque toscano, la ricotta che è di pecora, sì, tutti ingredienti esclusivamente toscani. Il trionfo della Lunigiana. Allora, mentre lui sta tirando questa pallina di pasta, vogliamo ricordare gli ingredienti che ti hai utilizzato per l'impasto? Sì. Abbiamo utilizzato la farina di castagne e la farina di grano. In che percentuale? Tre parti di frumento, una parte di castagno, perché altrimenti la farina di castagno non riusciamo a tirarla, perciò deve amalgamare. Acqua e un po' che si può mettere un uovo, ma non l'abbiamo messo, solo farina, acqua e basta. Ecco, perché si potrebbe mettere un uovo ma tu non l'hai messo? Perché altrimenti indurisce troppo la pasta, perciò la facciamo senza uovo. Quindi carissime signore che fate la pasta in casa ancora, ce ne saranno forse 3 su 3.000, ma perché le altre la comprano già fatta perché è più semplice, ecco, l'uovo non si deve mettere dappertutto, qualche volta si potrebbe anche omettere. Per esempio ci sono delle paste tradizionali, tipiche di altri territori, sempre toscani. Vedi per esempio Siena dove si fanno i pisci. Certo, esatto. Tu sai cosa sono i pisci? No. Appunto, te lo spiegheremo successivamente. Detto questo, tu continua comunque a tirare la pasta. I pisci, ripeto, sono degli spaghettoni. Addirittura dicono in quel di Siena che siano spaghettoni di origine etrusca, addirittura, e vengono fatti proprio a mano, praticamente, con l'elemento essenziale fondamentale, la farina di frumento, la farina e l'acqua. Non c'è altro. Nel frattempo, ecco, che cosa fa il professore? Nel frattempo, vieni qua. Una cosa molto semplice. Ricotta, come vedete. Aspetta, facciamolo vedere ricotta. Perché, ecco qua, ricotta. Intanto la ricotta metto del parmigiano. Sì. Lo faccio con le mani perché torna meglio. Un po' di pecorino e lo grattugio al momento. Che pecorino è? Pecorino toscano. Da dove arriva? Diciamo Pienza. Perfetto. Come vedete, Vedina Toscana da sempre propone i prodotti del territorio. Questa è la filosofia fondamentale di Vedina Toscana, che rinnova l'invito a tutti i ristoratori. Poi diciamo un rosso d'uovo. Se mi permetti, vado avanti. Ristoratori, chef che magari ancora non facessero parte di Vedina Toscana, di diventare proprio integri e partecipi di questa grande famiglia, semplicemente contattando, attenzione, www.vetrina.toscana.it. È semplice. Su questo sito potete trovare tutte le informazioni che necessitano per entrare a far parte di questa grandiosa famiglia. Ti piace questa idea di Vetrina Toscana, Rolando? Bellissima. È un'opportunità, secondo me, per tutti i ristoratori, comunque i ristoratori in questo caso, nel mio caso, però anche di altri prodotti toscani che rispecchiano la tradizione toscana, di affermarsi e di farli conoscere. Benissimo. Secondo me è molto importante che ci sia un marchio di questo tipo. Allora, Rolando poi è un professore, lo dirà anche ai suoi allievi questo, perché certo, mi sembra molto importante. Allora, qui cosa c'è? Ripetilo ancora. Ci ho messo rosso d'uovo, ricotta, pecorino, parmigiano. Semplicissimo così, non c'è altro. Benissimo. Sale si può mettere e non mettere, perché la ricotta in questo caso era ricotta già salata, però un
pizzico di sale non guasta. Benissimo. Ok. Ora il ripieno è pronto praticamente. Ora Mertis a questo punto si ecco, l'hai tirata a sufficienza? Sì. Adesso allora, che succede? Allora, adesso facciamo subito do un colpetto io, ma è già a posto. Facciamo questo questo raviolo in questo modo. Mettiamo un pochettino di pasta. Di impasto, bene, poi tagliamo. Proviamo, mettiamo sopra l'impasto, così, e poi tagliamo questo raviolo, così, e il raviolo è pronto. Tra l'altro lo mettiamo proprio, guarda, insieme agli altri. Agli altri che l'abbiamo già preparato. Allora, li mettiamo a questo punto a bollire. Certo, ora li facciamo bollire. Quanto tempo? Pochissimo. Tipo un minuto, meno di un minuto. Bollire. Ecco, vediamo di perfetto. Nel frattempo metto un po' di sale grosso nell'acqua perché non l'ho messo. Benissimo, ok. Allora, e poi entreremo ovviamente in esatto. Quello che sarà il condimento. Questo è una panna, facciamolo vedere. È una panna acidula, cioè una panna con dentro un po' di succo di limone. Però lo faccio col succo perché ce l'ho qua. Ce lo rimetto tanto per. Comunque io l'ho già preparato. Perché acidula perché è una crema che un tempo si schiumava il latte alla sera prima, questa panna diventava leggermente acidula e si condivano le cose di castagno. Era classico condire le cose di castagno. Tipica della lunigiana. Poi allora. Prepariamo il salamino al miele, che il salamino al miele viene fatto in questo modo. Un filo di olio, un filo di olio, poi il salamino e lo facciamo rosolare un attimo, ma proprio poco, va bene? A questo punto tiriamo su i nostri ravioloni, li mettiamo nel in padella, leggermente però, non li metto in padella, ricordiamo che cosa c'è. In padella c'è la panna acidula. Che magari questa panna vorrei azzardare, fa mica il prodotto della mitica mucca pontremolese? Potrebbe essere, perché una volta questa pontremolese ha un latte molto grasso. Molto grasso, pertanto tutto il grasso che affiorava veniva usato per fare il burro. Allora, quindi non è. E perciò un po' usata la panna così per certi piatti, che da noi è molto usata perché in montagna è molto usata anche, che si chiama da noi il cimo, perché è proprio la cimatura. Oltre che al burro veniva usata per fare questo lavoro. Beh, Rolando, adesso facciamo passare. Allora, velocemente adesso io sono pronto. Faccio rosolare un attimino questo salamino. Questo salamino è un salamino particolare. Mi dici questo salamino se c'ha qualche caratteristica, come è fatto, ci sono degli aromi particolari? Dunque è un salame normale, diciamo un salame normale di grasso e magro di coscia, tagliato, diciamo tritato un po' fine. In più, siccome in tanti salumi mettono un po' di zuccheri, e al posto di questi zuccheri è stato messo il miele. È stata un'intuizione molto bella. Che è stato sostituito lo zucchero con il miele. Fanta. È stata un'intuizione molto bella perché gli dà un profumo e poi anche più sano. Vai. Allora, adesso io comincerei ad impiattare. Benissimo. Prendiamo allora il mitico piatto di marmo di Carrara che ci ha portato Quinto. Cercherò di non rompere, ma anche di trattare molto bene, perché per un cuoco servire qua un piatto è una cosa, penso, bellissima, un bel regalo che mi avete fatto, farmi trovare questi piatti. Io con lo schiocco di dita saluto il nostro Mertis, ciao Mertis, e arriva misteriosamente, quasi magicamente, dall'altra parte, grazie, Alex, eccolo qua. Benissimo. Adesso metto il pecorino, il miele e il salume e ho finito. Siamo pronti? Allora, con cosa lo completi? Completo con la grattugiatina di pecorino sopra. Eccolo qua. Adesso attenzione Rolando, è l'ultimo atto, vero?
Dimmi di sì. Il penultimo. Il penultimo, qual è l'ultimo? Il miele. Un altro passatina di miele, miele di acacia, hai detto? Miele di acacia. Ecco, guardate, delle api meravigliose della Lunigiana. Della Lunigiana, guardate. E voilà. Benissimo, allora velocemente Rolando. Il salamino e siamo a posto. Ecco, allora metti il salamino, ecco la dadolata che cade a cascata e ricordaci mentre fai questa operazione, è bello mente locale, gli ingredienti. Prendete signori a casa penna e carta e appuntatevi questi ingredienti per fare un piatto tipicamente lunigianese. Allora il piatto ha per titolo Ravioloni di castagne, ricotta, miele e pecorino. Ingredienti dell'impasto. Coriandolo di salamino. Allora, ricordiamo, impasto. Impasto, farina di castagne, farina di frumento, poi la farcia, ricotta, rosso d'uovo, parmigiano, pecorino, un po' di pepe, sale. Poi miele, pana, acidula e salamino e coriandolo di salamino. Bene, prendiamo il meraviglioso piatto del marmo di Carrara e andiamo, signori, all'assaggio. Vai! Ed eccoci qua nella meravigliosa cantina del ristorante Da Giannino qui nel centro di Firenze per l'assaggio, compito che spetta a Marco Maruncelli che fra l'altro ci ha accompagnato nell'acquisto di questi ingredienti questa mattina in San Lorenzo. Intanto ricordiamo il piatto, se vieni più accanto a me non sarebbe male, vai. Il piatto è un raviolone di ricotta, pecorino e salamino al miele. Bene. Non ci avventuriamo nei particolari. Intanto cosa ne pensi? Ma dunque, allora, un grande piatto, è veramente bello questo marmo di Carrara votato a piatto, a grande contenitore, di un grande prodotto, perché nella sua semplicità già a vista emana, no? Si percepisce la bontà, la qualità di questo piatto. Adesso però bisogna assaggiarlo. Bene, intanto presento Francesco Ruschi Noceti, vignaiuolo proprio dello stesso territorio da cui proviene il nostro Rolando, che è venuto qui a raccontarci innanzitutto una piccola storia. So che voi state lavorando da anni con l'Università di Pisa per un progetto interessante, ce ne parli? Sì, noi sono anni che abbiamo iniziato a fare degli studi sui vitigni autoctoni della Lunigiana, perché la Lunigiana è sempre stata quel territorio che è stato nominato come il territorio dai 100 vitigni e dai 100 dialetti, ed è quasi vero, quasi. Però su questi 100 vitigni che sono nominati nei vari posti non sappiamo quali effettivamente siano i vitigni autoctoni e quali invece possano essere vitigni conosciuti da altre parti che qui acquisiscono poi dei nomi dialettali. Mi permetta, se vorrei precisare ai telespettatori che non conoscessero la parola autoctono vuol dire del territorio, che non si è intrecciato, non ha avuto nessun tipo di contaminazione con altri. Ecco, vorrei... Precisamente, grazie della precisazione. Allora abbiamo raccolto insieme all'Università di Pisa, in un terreno che abbiamo messo a disposizione, circa 63 vitigni di questi che si considerano autoctoni, da un ragazzo che faceva una tesi di laurea all'Università di Pisa. Sono stati messi a dimora questi 63 vitigni assieme ad altri vitigni conosciutissimi che facessero da metro di paragone, diciamo da unità di misura, per cui dei vitigni conosciuti sapevamo tutto, epoca di maturazione, la fioritura, sfioritura, invaiatura, mentre degli altri non sapevamo niente. Quindi mettendoli a confronto l'uno con l'altro abbiamo conosciuto così. Ecco. Visitando le vostre vigne quindi si può apprezzare, devo dire, anche la grandezza del grappolo, se non piuttosto diciamo della stessa vite, cioè una bella storia. Mi vuole presentare questo vino, magari mesciamo questo vino che è in abbinamento con questo piatto. Che cosa ci ha proposto? No, se stesse cortesemente seduto per un problema di inquadratura, grazie. Allora, io ho pensato di abbinare a questo piatto, che ha una base molto dolce, un vino che ha del residuo zuccherino. I vitigni che compongono questo vino sono, come tutti i nostri bianchi, la Durella per la maggior parte e la Luadga. In questo caso viene fermata la fermentazione e non vengono aggiunti fermenti selezionati. Per cui, fermandogli la fermentazione, è possibile che abbia una leggera
rifermentazione in bottiglia e comunque un residuo zuccherino interessante. Bene, io la ringrazio per questa dotta presentazione e vorrei sentire il parere finale anche sul vino da parte del nostro Marco. Allora, dunque, abbinamento perfetto. Intanto il gusto del piatto è ancora più interessante dell'aspetto, quindi veramente grande anche questa acidità nella panna, questa panna acida, se non sbaglio, è stata utilizzata, e che dà proprio, contrasta bene la dolcezza dell'impasto, insomma, della castagna, della farina di castagna, e questo abbinamento con questo vino che dà una buona profumazione, però c'ha anche questa dolcezza, questo retrogusto di dolcezza che si abbina benissimo a questo. Allora, brindiamo a questa terra meravigliosa che grazie a Toscana a Tavola abbiamo promosso, e voglio ricordare la Lunigiana, per chi non lo sapesse, è in Toscana e vi aspetta. Cin cin!